Buongiorno Leo, amici, benvenuti nel... Lui è il mio cagnolone. Benvenuti nel canale allevamento amatoriale di Raffaele Esposito. Beh, non sono qui per farvi il video del cagnolone, ma per aggiornarvi su i gola tagliata. Oggi 6 dicembre, avevo detto che qualche sabato fa mettevo i nidi, beh, ho voluto aspettare ancora. Quindi dopo aver spostato un po' di coppie, mettendole in modo da avere gli albini o portatori di albino a portata di mano, e li ho messi un po' più bassi e sto ora vi faccio vedere quali nidi uso e procederemo a mettere i nidi alle 7 coppie e quindi daremo il via alla riproduzione. Bene amici, il nido che andremo a utilizzare è un nido questo qua. Adesso vi faccio vedere se riusciamo con una mano come montarlo. Praticamente il nido si compone in questo modo. Praticamente quindi basta comporlo con una mano, non è facile come vi annunciavo, non è semplice. Ancora qualche altra cosa. Beh, non è facilissimo. Montarle. Uno è andato, due e tre. Ecco qua. Poi prendiamo le due paratie esterne, oltre ad avere, bene, una la mettiamo davanti, le due guide, praticamente, facendo attenzione, ecco, a metterlo bene, quindi facendolo scorrere va in incastro. E questo va dietro qui dove c'è lo spacco, sempre nelle due guide. Questo nido, vabbè, abbiate pazienza, ecco fatto. Oltre a essere comodo, sono anche facili da aprire e ispezionare. Guardate, poi passiamo a mettere il posatoio, praticamente tutto all'incastro, e infine i due gancetti. Sì, è sempre una tortura, va benissimo con una sola mano, non siamo attrezzati per fare video non abbiamo un cameraman, ma ci arrangiamo e quindi facciamo danni con una lana. Quindi guardate, inseriamo per bene nell'apposito e spingiamo verso l'alto. Con una mano è un po' impossibile, come vi dicevo, uno e due. Bene, il nido è pronto. Ragazzi, finisco di montare gli altri tre nidi e ci vediamo tra poco. Ragazzi, i nidi sono montati tutti in uno
era stato anche iniziato, forse se non erro, dai zebrati che poi ho tolto dalla riproduzione. Voglio aspettare ancora. Quindi i necette nidi sono pronti, però siccome ho fatto degli spostamenti di gabbie rispetto al numero segnato come numero di gabbie, andrò a segnarmi su dei post-it che attaccherò al nido per far corrispondere il numero di gabbia col numero di coppia. Come prima coppia qua avevo una gola tagliata ino per maschio portatore, quindi vado a scrivere coppia numero 1, la metto a un nido, l'attacco su un nido. Beh, prendiamo uno qualsiasi, prendiamo questo qua, gli mettiamo coppia numero 1 e andiamo a cercare la coppia numero 1 che abbiamo detto femmina ino per maschio portatore, quindi dovrebbero essere una di queste due coppie. Quindi facciamo che questa è la coppia numero 1 e gli mettiamo il bel nido. Ecco fatto, ragazzi. Coppia numero 1. Andiamo di qua. Levo sempre la nostra mascotte. Quindi andiamo sul registro. Vediamo la coppia numero 2. Coppia numero 2, sempre gola tagliata ino, la femmina ovviamente, per maschio portatore. Quindi è quella a fianco a quella appena messa al nido, coppia numero 2. Prendiamo un altro nido, attacchiamo al nido, proviamo questo, coppia numero 2, però mi sa che dobbiamo attaccarlo di qua. Ok, andiamo a cercare la coppia numero 2. Ragazzi, andiamo. Coppia numero 2, questa qua. Quindi prendiamo il nido e mettiamo il nido. E così via, ragazzi. Quindi ci aggiorniamo all'ultimo nido. Eccoci qua, ragazzi, i nidi messi con le dovute numerazioni. E ci siamo, tutte e sette le coppie. Adesso non ci resta che aggiungere un po' di bastoncino a tutte le coppie e il gioco è fatto. Gli diamo un bastoncino morbido, guardate amici, giusto per il consumo giornaliero. Infatti, come vedete, è abbastanza poco per una coppia e le coppe sono pronte. Da domani inseriamo la juta, io uso assolutamente juta bianca, non quella di colore. In verità sono fibre di cocco, non aiuta, scusatemi. Fibre di cocco bianche. Ed esclusivamente. Poi vi spiego il perché. Poi vi spiego anche perché utilizzo questi nidi. Perché l'anno scorso le coppie che sono andate in purezza ho utilizzato esclusivamente questi nidi con juta bianca. Quindi io credo che il segreto sia proprio lì, nel colore della juta e nel tipo di nido. Quindi quest'anno su sette coppie, come vi dicevo l'altra volta, vogliamo un attimo capire. E vi sto mostrando tutti i
i segreti per andare in riproduzione quest'anno con i coli tagliata. Spero di fare tanti tanti piccoli coli tagliata in purezza, ovviamente, anche perché i passeri hanno un po' di difficoltà ad allevare i piccoli di coli tagliata, perché i coli tagliata, a parte quando sono piccoli, sono a parte bruttissimi e hanno una gola enorme, una bocca enorme, e in più si alzano in piedi per chiedere l'imbeccata, e questa cosa spaventa i passeri, e quindi non tutti i passeri riescono a svezzare con la tagliata. Molti a 10 giorni li lasciano, li abbandonano, perché poi un pullo a 10 giorni prende forza e quindi il suo richiamo è molto più forte. E quindi i passeri spaventati non provvedono più a cibarli. Quindi il mio obiettivo, come dicevo, è quello di farli in purezza. E vi aggiornerò. Se il video vi è piaciuto, amici, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao, adio.